Io ho fatto pure questa riflessione. Se fossero stati semplici malumori, insomma, io non è detto che, diciamo, i rapporti dei consiglieri comunali della maggioranza con Abramo, diciamo, debbono essere per forza idilliaci. E non è detto che un malumore un consigliere comunale non lo possa esprimere nell'urna. Io sono del parere che avrebbe dovuto esprimerlo prima, avrebbe dovuto dirlo prima, avrebbe dovuto mettere la coalizione nelle condizioni che praticamente di sapere quali sono, in quale condizione si va alle urne. Qua siamo invece ad un episodio, diciamo, che rappresenta una vera e propria imboscata, cioè nessuno ha avuto segnale di questo tipo, nessuno ha contestato la candidatura di Abramo e tutti eravamo convinti i problemi erano altri, erano più problemi sui singoli candidati, sulla formazione delle liste, sull'accaparramento dei voti del Consiglio Comunale, non esisteva un problema di candidatura Abramo. E allora registrare che addirittura, perché se io voglio protestare vado, voto scheda bianca e poi magari faccio pure una dichiarazione per dire che è stata una forma e un modo libero di fare. Andare invece e lasciare intendere che non c'era nessun problema sulla candidatura di Abramo e andare a votare il candidato dell'opposto schieramento lascia intendere che la questione è più seria e più complicata e più torbida di quanto qualcuno la volesse far passare. Quindi è una cosa molto seria che attraversa, diciamo, il Consiglio Comunale di Catanzaro, che da molto tempo si caratterizza per diatribe personali, dove la maggioranza non è coesa, dove i consiglieri comunali eletti anche senza particolari meriti non riconoscono, non sono in grado di capire il ruolo che la svolta che siamo riusciti a determinare col rinnovamento totale della maggioranza, facendo anche sacrifici e mettendo da parte esperienze proprio per dare questo segnale, praticamente, insomma, un consiglio comunale non all'altezza e in sintonia con il sindaco e con la giunta.